Dominique Strauss-Kahn si prepara ad assaporare la rivincita. L'ex presidente del Fondo Monetario accusato di violenza sessuale già domani potrebbe riavere il proprio passaporto e lasciare il territorio degli Stati Uniti. Il procuratore Cyrus Vance avrebbe ormai deciso di fare marcia indietro, chiedendo al giudice il proscioglimento di Strauss-Kahn, cosciente che le prove raccolte a suo carico non sarebbero sufficienti a convincere i giurati della sua colpevolezza. Oggi in affissa a Tudiallo, la cameriera del Sofitel che accusava Strauss-Kahn di averle usato violenza comparirà in tribunale. I giornali francesi danno ampio spazio al caso, la cui archiviazione potrebbe permettere a Strauss-Kahn di rituffarsi in politica. Sarà lui a decidere, ma la mia opinione è che un uomo con le sue competenze e la sua preparazione potrà fornire comunque un grande contributo al nostro paese, ha dichiarato François Hollande, uno dei candidati socialisti all'Eliseo. A Parigi i passanti si esprimono sul caso. Non ho ben capito cosa ci sia dietro a questa storia, tutto mi pare molto confuso. Quello che è chiaro è che un uomo che era accusato di un crimine grave ora viene scagionato. Non si può non essere preoccupati per il modo in cui funziona il sistema giudiziario americano. Quanto successo rimarrà negli annali, nessuno potrà scordarsene.